Quelle di Sandro Brachitta sono case implose, sono case senza via di fuga, non hanno finestre, non hanno porte, e queste case sono la sua anima, un'anima sempre in cerca di identità, un'identità che è in continuo divenire, e sono case soprattutto che implorano il miracolo, un miracolo che Sandro Brachitta ha tanto desiderato, un miracolo che Sandro Brachitta ha tanto sperato, e forse è il miracolo che ognuno di noi cerca, il miracolo dell'identità, il miracolo e il desiderio di andare verso l'altro, di trovare se stesso, di cercare se stesso. E forse queste case un giorno troveranno una via di fuga, forse da queste case un giorno spunterà una vita, uscirà fuori un virgulto, un albero. Forse le anime implose all'interno apriranno una piccola finestra e da questa finestra entrerà la luce e cominceranno a dialogare fra loro. C'è un silenzio assordante fra queste piccole pareti metalliche, dove il rimbombo divora memorie e implora protezione su devastanti verità che bramano salvezza. Il tumulto dei sensi dimora fra queste nude pareti, in cui anche il silenzio ha una flebile voce imprescindibile da ascoltare, fino a sentir fischiare le orecchie e fino a che la solitudine non diventa legge di richiamo per un destino in fieri. Fra queste piccole pareti irregolari germina l'ardente delirio al miracolo, una bramosia accorata suscitata dalla notte della vita, in cui non filtra il vento e non arriva il canto degli uccelli, che gustano il sapore del sole fra le cime frondose di alberi sovrani. Qui dentro non penetra l'odore dei mirtilli e delle more, le pareti sono spesse, sono corazze ben salde che assicurano protezione e gusci ermetici che non consentono al gelo di far sentire freddo e al sole di riscaldare le membra. Da qui queste sensazioni sono solo pura immaginazione. Da questa piccola casa, ora rossa, ora dorata, ora ossidata dal tempo, si avverte soltanto lo scossone prima dell'assestamento, ma non ci sono finestre per poter scorgere la grande onda che ha invaso l'essere e le sue sensuali pareti rosso fuoco, o per poter controllare l'approdo, certo o incerto, in cui si è giunti laggiù, in fondo alla prorompente montagna, dove l'io scivola e si ferma in bilico. A volte il suo linguaggio può essere codificato con una casa, con delle mani che implorano la protezione. Altre volte ci possono essere delle ciotole, ci possono essere delle montagne, ma è sempre un desiderio di visionarietà la sua. In Brachitta abbiamo il desiderio di chiudere gli occhi e di volare con la fantasia, ma volare con ali che sono ali spiegate, spiegate verso un futuro, verso il desiderio di ritrovare se stessi. Apparentemente queste case chiuse, senza via di fuga, parrebbero non avere futuro. E invece in Brachitta il futuro c'è, esiste, c'è sempre questo desiderio di andare oltre, di vedere l'altrove. E ci sprona anche a noi a vedere l'altrove. Chiusi in quest'anima, si percepisce solo la pesantezza del mare di piombo, nelle cui acque placide si può persino rimanere in equilibrio e comunque vivere. È un mare di quiete e segreti questo, dove si ha la sensazione di riconoscere una pace vera e di navigare indossando una luminosità sorda, scandita da un abito d'oro, cucito sul corpo da sarti assenti. Quel lembo di cielo lassù, quel lacerto di cielo, è un cielo che apre il concetto della protezione, è un cielo che guarda, e guarda le case, guarda l'anima, guarda l'io, un io che può essere rivestito di luce,
come le case che tentano di trovare stabilità sulle onde di un mare che apparentemente sembrerebbe non essere in tempesta, apparentemente sembrerebbe non essere tumultuoso, e però è il tumulto dell'anima, è il tumulto dell'io interno, ed è quel tumulto che Sandro Brachitta vive quotidianamente e che esprime attraverso le sue case. Fra queste mura dense, qui e ora, serve restare in cerchio per fortificare il proprio io, pur nell'incomunicabilità e nell'assenza di dialogo con altre anime intorno. Con esse è impossibile scambiare parole, ma solo avvertire sensazioni mute, frapposte tra i rovi e gli sterpi. Qui, in questa apparente e sorda comunità, l'altro percepisce il vento dalla sua casetta implosa, sente i rami spezzarsi e annusa la notte scendere furtiva. E l'io si accorge della presenza altrui solo grazie al calore che avverte intorno al proprio involucro. Quel calore è l'emanazione delle altre vite in cerchio che, vincolate nel carcere dell'anima, alzano all'unisono l'invocazione di un coro esanime. Proteggimi, ho creduto nel miracolo. Brachitta a volte desidera cercare, un po' come cerchiamo ogni giorno noi. Ogni giorno ci poniamo seduti sotto a una montagna e aspettiamo che il sole colpisca la nostra testa. Altre volte decidiamo di muoverci e speriamo che muovendoci arriviamo verso una meta sicura. E Brachitta nella sua arte, con la sua arte, ci aiuta a riscoprire che cos'è il diverso da noi. È un'arte che ci aiuta a riflettere, è un'arte che ci invita alla riflessione. E allora è bene fermarsi su quella montagna, è bene alzare lo sguardo e vedere lassù le rondini che volano. Quindi forse è bene uscire dalla propria anima e vivere. La sua anima è stretta fra queste pareti e implora il miracolo. Craved miracles, se questo non è solo un'ostinata illusione.